Giappone per adesso sta vincendo. No, no, infatti, siamo partiti un po' così, ma anche loro, un po' in sordina. Dopo abbiamo trovato le misure, loro ci stanno capendo per ora poco, poi stiamo difendendo bene, quindi non stanno trovando delle soluzioni facili. Bisogna stare attenti e continuare a stare con questa attenzione qua, perché se continuiamo così e di solito partiamo bene anche nel terzo quarto, potrebbe essere una gran bella cosa a fine serata. È il primo movimento di Hassan, di quelli belli. Entra comodamente a canestro, dall'altra parte Centanni che ha segnato la prima tripla della partita e poi non ha più messa. Ancora San con la virata, a mio avviso poteva essere fischiata un'infrazione di passi, sempre difficile decidere, la panchina li ha chiamati, la virata dovrebbe essere un movimento vietato ormai. Qui Hassan peraltro l'ha eseguita a grande velocità. Cosa ne pensi? Quali sono anche le indicazioni che vengono date gli arbitri? Però questo è stato un movimento continuo, diciamo così, non è stato una virata ferma come fanno magari i lungoni, perché lì magari sicuramente ti fischiano un passi, invece questo è stato un movimento continuo che dopo lui ha continuato ad alzare e a saltare, e poi con il suo talento è riuscito anche a fare canestro anche subendo il fallo. Quindi adesso bisogna stare molto attenti a Centanni, infatti anche su pick and roll, perché ora, per ora sta sbagliando i tiri, però è uno che fa spesso canestro, quindi non bisogna lasciarlo libero. Altra palla persa da Zola, in questo caso con molta poca attenzione. Falla in attacco di Hassan, che in questo caso aveva riprovato la virata, ma effettivamente il movimento è stato un po' legnoso. Credo che sono più 12, 41-29. Sarà anche interessante vedere poi quale sarà l'impatto di Silvestrini, che nelle ultime partite aveva trovato grandissima continuità, era stato uno dei migliori in campo in quasi tutte le ultime giocate. Stasera però, per esempio, la squadra ha trovato il break con Ricky in panchina, quindi adesso vediamo un po' che cosa succederà in questo secondo tempo. Sì, vabbè, no? Magari ci siamo adeguati al loro quintetto, abbiamo messo Moreno in regia, quindi siamo molto più fisici, molto più grandi, forse era per una questione forse anche di difesa e cambiamenti, però ecco, sicuramente adesso Ricky potrebbe cominciare a darci una mano, come sta facendo in questo momento qua. E in effetti è l'inizio di quelli buoni, perché i Krebs sono 6-0 dall'inizio quarto, e giustamente, come ci faceva notare Ger Mascherone, io non l'ho fatto notare affatto, i Krebs sono ancora in campo col quintetto piccolo, perché è il quintetto che sta funzionando, e quindi certamente anche un quintetto che si addice molto alle caratteristiche di Silvestrini, che oltretutto è ben riposato. Questo ovviamente non voleva essere una critica nei suoi confronti, ma una semplice notazione, perché il break oggi è avvenuto senza di lui, che in realtà è in un momento di forma notevolissima. Andiamo a vedere, visto che non l'ho fatto, appunto, i due quintetti in campo: Silvestrini, Moreno, Tassinari, Bosi, Hassan per i Krebs, con Hassan che evidentemente agisce da 4, Bosi da 5. Per quanto riguarda invece Costa Volpino, ci sono Planezio, Centanni, Baroni, Meschino e Belloni. Con Baroni e Meschino, che sono la coppia, dovrebbero essere la coppia di lunghi atipici. Secondo fallo di Tassinari, è già il terzo di squadra per i Krebs. Sono passato un minuto e mezzo praticamente. 8:30 da giocare in questo quarto. Ancora l'aiuto di Moreno a dar fastidio a Planezio, che sbaglia. Rimbalzo dello stesso Moreno, che porta avanti una mezza transizione. La difesa invece poi si adegua, allora riparte l'attacco con Silvestrini. Pick and roll con Hassan, si trova contro Meschino, va a servire Hassan in post basso, è buono l'aiuto di Belloni, ma in leggero ritardo a commettere fallo. Bisogna sfruttare questi mismatch, soprattutto quando Centanni si ritrova con i nostri giocatori, con le nostre guardie molto più grosse di lui sotto canestro, quindi bisogna approfittare. Non stiamo approfittando bene, infatti dopo loro sono costretti a fare dei raddoppi, e quindi dopo troveremo sicuramente dei giocatori liberi per fare una buona scelta, cioè un tiro tranquilli e col piede per terra. E ti aspettavi, per il tipo di finale di primo tempo, che, come è successo in questo caso, ci fossero ancora continui cambi sul pick and roll?
No, magari ecco, mi aspettavo che sicuramente loro facessero qualcosa di diverso, anche per spezzare il gioco così, una zona, o magari ecco, una difesa più aggressiva sui pick and roll. Invece loro continuano a fare questi cambi qua, però si ritrovano in difficoltà, perché spesso si trova a 100 anni che è un ragazzo di 1,82 contro giocatori di 1,95 m. E infatti probabilmente in questa direzione andava letto l'aiuto di Belloni leggermente tardivo, che doveva servire a compensare questo tipo di mismatch, ma l'aiuto non è stato portato con l'adeguato timing. Adesso però il penetra e scarica dello stesso Belloni per Planizio, è ben giocato, ma Planizio va ancora lungo, ancora Moreno con la palla in mano, pick and roll con Bosio, poi prova ad attaccare il fondo, tentativo di subire fallo da parte di Belloni. In questo caso a mio avviso era passibile di avviso da parte degli arbitri, questa è una simulazione bella e buona. Gli arbitri non puniscono, buona transizione condotta da Costa Volpino, che trova finalmente con un tiro apertissimo di 100 anni la tripla. 44-32, 7-25 da giocare. Silvestrini prova a arrivare sul gomito, la difesa si chiude, serve un pallone difficile per Hassan. Hassan attacca, 100 anni un po' pigro in difesa, i suoi step back mandano fuori giri il difensore, ma il tiro esce. Ancora 100 anni già di là, dopo il rimbalzo mi era sembrato di Planezio, si va da Meschino contro Bosio, tardivo Hassan questa volta, perde un po' 100 anni, ma il tiro è lungo e sentiamo German arrabbiatissimo. Sì, soprattutto sul lato forte, non possiamo lasciarlo solo lì. E poi tra l'altro abbiamo appena fatto una bomba e sappiamo che lui è uno che si accende, dopo sono problemi, quindi bisogna stare molto attenti lì. Anche durante la riunione tecnica alla fine del primo tempo ci ha raccomandato il nostro coach infatti di stare molto attenti anche sul pick and roll, di aiutare molto di più, forzando di più con i lunghi per non farlo entrare in partita. Infatti è ora, per fortuna ci ha graziato, però ecco, non possiamo permetterci di lasciarlo solo così. Altra gran palla di Moreno per Bosio, e direi che come minimo Bosio alla ripresa degli allenamenti un cabaret di paste a Moreno, che credo sia artefice di quasi tutti i 10 punti del numero 22 in maglia nera. Se lo merita un cabaret di paste, dai. Com'è? Lo dico, si merita Moreno da Bosio un cabaret di paste, stasera gli ha fatto fare praticamente sempre canestro. No, infatti, però ecco, si trova molto bene, tra l'altro abitano anche insieme, quindi si vede che c'è questo feeling che li accompagna anche dentro al campo, mi fa piacere. Ah, è fantastico, quindi magari, non so, si lanciano il sale in casa, che se lo fai cadere si sa porta male, quindi devono stare attentissimi, questo ha affinato la loro intesa, non far cadere il sale. E Bosio continua il suo amore coi liberi. Allora, il fischio forse non è criminale, a mio avviso non va proprio nello spirito del gioco, perché l'attaccante era straincartato. Cosa mi dici? Sì, infatti, soprattutto per il tipo di arbitraggio che stiamo avendo questa sera, era una cosa che doveva lasciar perdere, anche perché infatti il giocatore in maglia arancione non poteva fare altro che cercare di trovare un passaggio, e quindi è stato giustamente raddoppiato. Secondo me non c'era tutto questo fallo. E il gioco di parole più chiamato dell'universo, direi in questo caso un fischio meschino, visto che Meschino va in lunetta e li segna entrambi. 47 Krebs, 34, 1-3-1 dopo i tiri liberi. Bella allungata, mamma mia, Moreno veramente millimetrico questo passaggio da football americano, si prende un gran rischio. Silvestrini attacca Planezio fino in fondo, altro mismatch sfruttato alla grande in questo caso dai Krebs. Cent'anni, la palla gira, arriva dalle parti di Belloni, che subisce il fallo di Moreno. Krebs sono già ampiamente in bonus già dai liberi di Meschino di poco fa, e quindi adesso anche Belloni in lunetta. Mancano 5:48, quindi se adesso gli arbitri dovessero cominciare a fischiare magari con maggior frequenza del primo tempo, credo, caro German, che per te che cominci a sentire dei brontolii di stomaco, la cena andrà molto molto in là nella serata.
No, si spera di no, ecco, si spera di finire con una vittoria, però ecco, gli arbitri infatti adesso nel terzo quarto stanno fischiando molto più i contatti, quindi bisogna approfittare anche noi, ecco, perché loro hanno solo ancora tre falli di squadra, bisogna essere un po' più aggressivi e trovare, ecco, altre soluzioni per cercare di mettere anche loro in condizioni di non difendere e di arrivare al bonus, come in questo modo qua. Ecco, ora siamo nel bonus e sono contento per questo. Sei contento, ma mi dispiace il tuo, non so, Asado, lo dovrei rimandare perché a 5:33 tutte e due le due squadre sono in bonus. E quindi prepariamoci a 5:33 che dureranno tipo 25:33. Per Bosio era il terzo fallo, brutta notizia perché ne ha tre anche Hassan e deve uscire uno dei giocatori che stavano giocando meglio in questa gara, dentro di nuovo Squeo, dopo un lungo riposo. Per Bosio ci sono 11 punti e 6 rimbalzi. Silvestrini Lunetta mette il primo, i Krebs sul più 14. Mette anche il secondo, 51 a 36. Planezio, c'è il cambio contro Planezio, è chiaramente un cambio. Adesso i Krebs lo pagano perché Planezio va fino in fondo, ma nel cambio tra Hassan e Tassinari contro Planezio e Meschino non c'è una grandissima differenza, infatti non possiamo parlare di vero e proprio mismatch. Hassan dall'altra parte in punta prova ad attaccare Meschino, ancora una virata ben eseguita e due punti in effetti, come faceva notare prima Ger Mascarone, un movimento continuo di grandissima rapidità in cui è difficile che effettivamente ci possa essere stata un'infrazione di passi. Guerci in campo anche lui, va specularmente Costa Volpino in campo col suo lungo, con in campo Squeo. Bella difesa però, ancora Squeo protagonista in questo caso. C'è Gentani contro Hassan, attacca in post basso Belloni, pettata, due tiri liberi. Infatti, per fortuna dobbiamo approfittare in questo momento qua, che loro sono in grande difficoltà, non riescono a trovare le misure, quindi Hassan molto bravo a trovare, ecco, lo spazio giusto per attaccare canestro e subire fallo. Sì, in effetti sembra che al momento, toccando ferro, la cosa che è più mancata a Costa Volpino è che Costa Volpino non è riuscita a inquadrare un duello vincente a proprio favore, né negli accoppiamenti né nei tentativi di zona. No, infatti si sono trovate sempre in difficoltà, la maggior parte delle volte in difficoltà, perché fanno questi cambi qua, però non sono neanche convinti di poterlo fare bene, o magari noi siamo stati veramente più lucidi e convinti di poter sfruttarli, quindi bisogna continuare così e aumentare ancora di più l'intensità, perché in questo momento qua vedo Costa Volpino mentalmente non tranquilla, quindi bisogna approfittarne e cercare di allargare questo margine di vantaggio. Serataccia di Hassan ai liberi, che adesso va a 2 su 6, lui che è uno dei migliori tiratori di liberi della squadra, peraltro a 19 punti e i Krebs sono a più 16. Questo proprio a conferma di quanto diceva German poco fa. Cortissimo il tiro di Becerra, sporcato da Tasso, anzi mi fa notare Ger Mascarone. Silvestrini arresta il tiro dalla lunetta, il suo tiro gli va leggermente corto e poi sbatte sul tabellone ed esce. Già dall'altra parte Becerra che prova ad attaccare e va fino in fondo per due punti. Mancano 3:45 all'ultimo mini intervallo. Silvestrini contro Centanni, va da Hassan, ancora consegnato per Silvestrini. Silvestrini aspetta Squeo in post basso, questa volta il passaggio non è pulito, Centanni è già dall'altra parte ma non ci sono i suoi compagni, la difesa rientra male però e lascia un tiro libero a Centanni. No, poi dico, per fortuna che magari Centanni ha trovato forse il bar giusto con l'aperitivo giusto qua a Rimini. Adesso dopo andremo a vedere, io andrò personalmente nel loro spolatore a vedere gli scontrini ci sono nel cestino. Ma sai perché ci sono? E intanto Squeo riceve una gran palla da Sane, mette due punti. Ci sono quei vulvan, quelli con dentro il Wurstel, che sembra che vadano giù bene, ma quando esageri dopo ti tengono un po' lì, ancorato per terra. Quelli quando sono molto unti poi.
c'è un fallo, non ho visto la segnalazione, ero preso dai Vulvanco e Würstel, per fortuna che Detective Scarone ha visto anche questa, fa la squeo. È buono, il primo libero. Centani ha sì segnato 8 punti stasera, ma a 2 su 8 da 3, 3 su 11 da 2, da 2 al tiro complessivo, scusate, continuo a sbagliarmi perché la statistica, diciamo, questo adeguamento statistico al modello americano è nuovo per il campionato italiano. 3 su 11 complessivo dal campo. Tra l'altro 2 su 8 da 3 che ultimamente stava tirando praticamente con l'80%, e più della maggior parte di questi tiri qua li ha fatti anche tra l'altro da solo con i piedi per terra, quindi per fortuna ci è andata bene a noi, però ecco, bisogna stare ancora, ripeto, bisogna stare attenti perché tra l'altro è un ragazzo che ha molta fiducia in se stesso, soprattutto nelle ultime partite, e non bisogna lasciarlo così tanto da solo. Non so se sei d'accordo con me, adesso provo a dire una cosa che potrebbe essere una boiata, ma mi sembra, per il tipo di giocatore, essendo estremamente dinamico, che paradossalmente sia uno di quei giocatori in cui che ha più facilità a mettere, intanto c'è il fallo di Guerci, a mettere un tiro in movimento, uscendo da dietro un blocco, comunque ricevendo la palla non piedi per terra, che appunto mettere il piazzato. Sì, 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 infatti anche abbiamo visto anche delle sue giocate in altre partite, è un giocatore che usa, sfrutta molto bene anche il pick and roll e tira dietro il blocco con un palleggio, magari qua a piedi per terra così non è, però ecco, insomma non è magari la sua cosa migliore, però ultimamente stava segnando sia con i piedi per terra che con un piede solo, che con una mano o con due uomini addosso, quindi bisogna, ripeto, bisogna stare solo attenti. Mette il primo squeo, mette anche il secondo, di nuovo i Krebs a più 17, 58-41, 2:39 da giocare. Centanni per Planezio, Meschino, adesso Becerra prova ad attaccare a Ricciolo, si chiude benissimo la difesa in questo caso, Becerra perde palla, non si lamenta nemmeno, non aveva nessun motivo. Hassan avrebbe dietro Brighi, non lo vede assolutamente, Brighi era libero dietro la linea da tre punti. Hassan si stava incartando, adesso il cambio e qui c'è un palleggio accompagnato, è buonissimo fischio. Sì, sì, si è visto da qui che tra l'altro siamo in una posizione ideale per vedere questo tipo di movimento, è giusto, una chiamata giusta. Sì, un'hesitation troppo marcata, Silvestrini sta cercando di spiegare agli arbitri che non ha raccolto il pallone con la mano da sotto, ma che ha fintato praticamente di muovere la mano tenendola sopra la palla. Gli arbitri non sono stati d'accordo, onestamente potrebbe anche aver ragione Silvestrini, ma a velocità normale un fischio che, come dicevamo, sembra più che ben chiamato. Gira bene la palla adesso Costa Volpino e Becerra trova la tripla del meno 14, 58-44. Meno di due minuti all'ultimo mini intervallo, Silvestrini da Tassinari prova ad attaccare Planezio, poi torna in punta da Hassan contro Franzoni, lo attacca, esagera con i palleggi questa volta e Becerra interviene portandogli via il pallone. Becerra e Centanni, buon rientro difensivo di Brighi, ancora perso da Liguerci che questa volta la sbaglia. Beh, del resto per la legge dei grandi numeri, tiro ben costruito ma capitato in questo caso nelle mani non di un tiratore puro che era già a 2 su 2 stasera, quindi non facilissimo che andasse a canestro. Bel lavoro di Silvestrini che dà una palla squeo incredibile, troppo incredibile, perché anche Squeo è evidentemente rimasto sorpreso da questo passaggio. Sì, infatti cioè, peccato, ma che anche Michele, tra l'altro anche a Treviso, aveva sbagliato due tiri così vicini, speriamo, ecco, che cominci, ecco, a essere un po' più concreto lì e che non pensi ad altro che solo a sfruttare le sue qualità. Sì, perché in realtà il movimento a rimorchio Squeo aveva fatto benissimo, forse però si è un po' appisolato, diciamo, intanto Planezio trova una buona tripla, si è un po' appisolato nel momento in cui ha visto Silvestrini sparire dietro l'aiuto difensivo e invece Riccardo era riuscito a far passare la palla veramente in un frammento di spazio libero. 20 secondi alla fine, i Krebs però ne hanno 7 per concludere la situazione. Tassinari contro Planezio, attacco insistito, il tiro gli esce corto, c'è un fallo
in attacco. Sì, a Tassinari. No, tecnico. Fallo tecnico a Tassinari. Sì, infatti non ci voleva, però sinceramente c'è stato un contatto forte, più di un contatto lì, magari lui cercava il fallo, non è riuscito a fare un tiro almeno tranquillo, anche perché l'hanno preso un po' il braccio, ha urlato diciamo un po' troppo e quindi l'hanno punito con un fallo tecnico. 84% è la percentuale di Becerra in lunetta, quindi difficilmente sbaglierà, certamente non un buon modo di concludere il quarto, perché da più 17 poi adesso i Krebs potrebbero andare al cambio di quarto con meno di 10 punti di vantaggio. Sono 11 in questo momento, 60-49, ma ci sono 13 secondi, tanto tempo per costruire un buon attacco per Costa Volpino. Naturalmente palla in mano a Centanni, che aspetta Planezio. Buon lavoro sul pick and roll della difesa, ma Guerci approfitta del mismatch, batte con uno svitamento sulla linea di fondo Tassinari, subisce anche fallo, ancora peggio di come avevamo ipotizzato, perché Costa Volpino è a meno 9, 60-51 e potrebbero diventare anche meno 8. Segna Guerci, il meno 8, 3 secondi, esce Tassinari in grossa difficoltà in questo momento. Silvestrini costruisce un tiro decente, ma il pallone è lungo. Peccato, perché